Ha detto che da ministro degli interni si è occupato un sacco di cose, ma nella memoria sembra che abbia fatto solo quello, cioè occuparsi solo di immigrazione. Questo per dire come del resto il suo seguace pare occuparsi anche lui solo di immigrazione. Adesso non sarà una vocazione, un destino, una maledizione, una scelta, ma i ministri degli interni sono così ridotti. E quindi noi abbiamo di fronte un libro che ci consente di guardare il problema in profondità, un'attualità molto stringente, proprio un'attualità di queste settimane, di questi mesi, come sapete, ma anche proprio di queste ore, perché in queste ore che si stanno decidendo le politiche europee e dunque le politiche italiane sul tema dell'immigrazione. Alessandro, scegliamo di partire dal lungo periodo. Sì, dobbiamo scegliere di partire, essendo giornalisti, da queste ore. In queste ore si profila una decisione che può cambiare il destino dell'Europa. Domani in particolare ci sarà una decisione, ma comunque già adesso si intravedono alcune cose. Si intravede una evocazione che fa Angela Merkel di un'Europa dei volenterosi. Se non ci sarà una unanimità, come è ovvio che non ci sarà, dei 28 paesi, dice la Merkel, su questo tema, l'immigrazione, faremo qualcosa con i paesi volenterosi. Quindi si profila un'Europa volenterosa, un'Europa non volenterosa, che non so come potrà convivere con l'altra. Forse si profila un'Europa che implode, il che ci preoccupa non poco. E ultimo aggiornamento delle agenzie, lo leggo, il Presidente del Consiglio Conte dice: non accetteremo compromessi al ribasso. Sapete che le richieste dell'Italia sono molto precise sulla redistribuzione degli sbarchi, le quote di competenza dei paesi, la revisione del trattato di Dublino, che implica per l'Italia di fatto di essere, essendo il paese dove sbarca la maggior parte di questi disperati assieme alla Grecia, il paese che poi trattiene queste persone, se le deve gestire. Ecco, tutto questo, Conte dice, metto la riserva sulle conclusioni. Allora, all'onorevole Minniti chiedo, che cosa succederà? Si può mettere la riserva? Come esce l'Italia da questo confronto? Che sensazione ha? E soprattutto l'Europa, che rischio corre? Ma noi stiamo commentando tutto ciò diretta, mentre la parte relativa proprio all'immigrazione è appena incominciata, quindi come è evidente sarà una lunga notte. Tuttavia noi possiamo dire due cose. La prima è questa: come è arrivata l'Italia a questo appuntamento? L'Italia è arrivata a questo appuntamento facendo due cose fondamentali. La prima è quella di far diventare il tema dell'immigrazione un tema drammaticamente cruciale sul tappeto. È come se noi avessimo avuto che il giugno di quest'anno non era il giugno del 2018, ma era il giugno del 2017. Nel 2017, come forse voi ricorderete, ad un certo punto in 36 ore nel nostro paese arrivarono 13.500 migranti, 26 navi contemporaneamente. Io lo ricordo ancora ora, perché poi si chiede: ma perché ti sei occupato di immigrazione? Non è che ero io che mi occupavo di immigrazione, era l'immigrazione che si occupava di me, purtroppo. E io stavo andando negli Stati Uniti. Avevo come ministro dell'interno il primo incontro con il mio omologo americano. Ora tutti quanti sanno che in generale l'incontro con gli omologhi americani è un incontro importante, e poi per un paese come l'Italia, storicamente, tradizionalmente amico, era una cosa su cui si era lavorato da tempo. Poi naturalmente io ero ministro da pochi mesi, e perché poi ogni tanto io faccio mente locale. Io ho fatto il ministro dell'interno per 17 mesi, non per 17 anni. Come sempre. Uno dice: ministro ha fatto per 17 mesi. E quindi stavo andando negli Stati Uniti.
E come succede solitamente sugli aerei nostri, sugli aerei nostri vengono fatti passare per aerei particolarmente sofisticati, tuttavia non c'è il wifi. Per cui quando tu stai a bordo dell'aereo sei isolato da tutto, è come quando io d'estate ogni tanto vado a fare apnea, è la stessa cosa, cioè tu stacchi, non c'è più niente. E c'è scalo tecnico, dobbiamo fermarci in Irlanda perché l'aereo non ce la fa a fare la traversata transatlantica. Arriviamo per atterrare a Shannon, appena l'aereo, il telefonino entra in contatto con una centrale, comincia ad esserci uno scarico di sms incredibile, per cui mi comunicano appunto che stavano arrivando 26 navi di questo paese. A quel punto c'è una scelta, io sono a scena, che faccio? Continuo? Tengo fede agli impegni presi con gli amici e i colleghi americani, oppure torno in Italia per vedere come gestire la vicenda delle 26 navi? E stavo adesso, pensiero per 10 minuti. Poi a un certo punto ho pensato che era mio dovere tornare in Italia, cioè quando uno è italiano deve prima fare l'italiano, poi diciamo fare l'americano, perché quando uno ha tentato prima di fare l'americano non ha funzionato. E quindi ho girato l'aereo e sono tornato in Italia. Ecco, lì c'era una situazione veramente difficile. L'Italia, sta dicendo l'Italia, che adesso non è no, così. L'Italia adesso sta discutendo di una cosa in cui gli arrivi nel nostro paese sono diminuiti dell'80% in generale e dalla Libia meno 85%. Per cui tutti gli atti simbolici fatti dall'Italia in queste settimane, in queste tre settimane, sono atti che non hanno un fondamento. Non c'è un'emergenza che giustifichi un gesto così clamoroso. È un gesto simbolico. Naturalmente, quando si fanno gesti simbolici, il rischio è che c'è qualcuno che risponda con gesti altrettanto simbolici. Ma soprattutto c'è un dato: il gesto simbolico, il mostrare i muscoli, può magari, tra virgolette, produrre irritazione in coloro che devono lavorare con te. E quindi l'Italia arriva a questo appuntamento europeo, tra virgolette, con il rischio fortissimo di un isolamento. Di un isolamento perché? È perché naturalmente l'Italia ha scelto come alleati privilegiati quelli che sono più vicini culturalmente, ideologicamente a quanto sta avvenendo in Italia. Paesi dell'Est. Cioè i grandi partiti nazional-populisti europei. Allora, naturalmente, qual è il punto? Se tu ti alleghi in questo momento con il gruppo di Visegrad per cercare più solidarietà in Europa, è un pochino, come si dice nelle mie parti, affidare le pecore al lupo. E cioè tu ti alleghi con qualcuno perché vorresti maggiore solidarietà, è quello che vuole Conte, vorrebbe cambiare Dublino, vorrebbe rompere la camicia di nesso, che stabilisce che il posto di... No? Questo è non giusto, è giustissimo. E tuttavia va ricordato che questa camicia di nesso l'ha firmata un presidente del Consiglio che si chiamava Berlusconi e un ministro dell'Interno che si chiamava Maroni. Uno del centrodestra e l'altro della Lega, solo per ricordarlo, perché sennò altrimenti qua soprattutto che più lo si dimentica. Vorrei ricordare che il ministro dell'Interno di adesso è uno della Lega. È giusto. Ma va cambiato nella direzione di alleggerire la posizione dell'Italia, non di renderla ancora più difficile. Una parte dell'opinione pubblica che io sento, insomma, dice: ah, finalmente l'Italia ha mostrato i muscoli, ho visto come hanno paura di noi. Cioè, c'è questo aspetto, no, apparentemente, dal punto di vista mediatico. Funziona alzare i toni. Il problema è esattamente questo: mostrare i muscoli. Si vede poi alla fine i muscoli mostrati. Perché è successo, noi abbiamo la tradizione dei pifferi di montagna che andarono per suonare e furono suonati. Vediamo come finisce stasera. E cioè, ci sono le condizioni per cambiare Dublino, per cambiarlo in meglio, per mettere in discussione quella che è stata la camicia di nesso, e cioè il fatto che i migranti rimangono nel luogo di primo approdo.
Ora io non so quando qualcuno ha firmato questo trattato se aveva letto perfettamente, perché il trattato è chiarissimo. Quelli che arrivano rimangono nel posto di primo approdo. Ora è evidente che il posto di primo approdo è difficile che possa essere il porto di Amburgo, se diciamo i migranti sono del Mediterraneo centrale, quindi i porti sono quelli italiani, e tuttavia l'Italia l'ha firmato. Il punto qual è? Che Dublino c'è qualcuno che vuole cambiarlo con maggiore solidarietà verso l'Italia? Pochissimi. E ci sono altri che vogliono cambiarlo ulteriormente, rendendo complicata la vita all'Italia. Faccio un esempio. Il gruppo di Visegrad, per esempio, vuole cambiarlo per renderlo ancora più duro, ancora più drammaticamente di isolamento verso l'Italia. Qual è il punto? Il punto è che questi paesi, che i nostri governanti considerano i loro alleati naturali, ritengono che il punto fondamentale non sia coloro che arrivano in Italia. Coloro che arrivano in Italia sono un problema dell'Italia. Quindi la solidarietà nazionale popolare non funziona. E non siano quelli che sono arrivati in Italia. Il problema sono quelli che dall'Italia si spostano verso gli altri paesi europei. Tecnicamente la cosa è un po' difficile da spiegare, ma cerco di spiegare la maniera più semplice. Quelli che arrivano in Italia si chiamano movimenti primari. Quelli che eventualmente dall'Italia si spostano verso altri paesi europei si chiamano movimenti secondari. Mentre noi stiamo parlando, il cancelliere austriaco, che è più preoccupato non degli arrivi in Italia, ma degli spostamenti dall'Italia verso gli altri paesi, ha detto: guardate, fino a quando Dublino funziona, e Dublino in questo momento è in atto, c'è poco da discutere. La discussione non è di essere solidari con l'Italia, ma è di rimandare in Italia coloro che sono stati identificati in Italia e hanno passato illegalmente il confine del Brennero e sono andati in Austria e in Germania. Questa è la discussione. Vorrei anche ricordare che noi vogliamo fare un'alleanza per maggiore solidarietà con coloro che ad agosto scorso hanno dichiarato che l'idea fondamentale dell'Austria era schierare i carri armati al Brennero. Come voi ricorderete, hanno tentato effettivamente di schierarli. Poi c'è stato qualcuno, in quel caso un governante italiano, misero ministro dell'interno, che gli ha detto che in Europa i carri armati alla frontiera non si possono schierare, e che l'Italia avrebbe fatto quello che doveva fare, e cioè impegnarsi per governare i flussi migratori nel Mediterraneo. Gli altri hanno chiacchierato. Se oggi l'Italia può dire che nel nostro paese in un anno sono arrivate meno 122.000 migranti rispetto all'anno precedente, e c'è, e mentre qualcuno sta chiacchierando oggi, c'è qualcuno che l'anno scorso ha lavorato per ottenere questo risultato. Questa è la pura semplice. Poi su questo verremo, perché sì, come sa, ha suscitato reazioni diverse, ma non c'è dubbio, per capire, per non sintetizzare, perché non c'è bisogno di quello che ha detto ora Minniti, che in Europa di nazionalismi sono destinati a schierarsi, allora, uno contro diciamolo l'altro, con uno slogan. Non c'è l'internazionale nazionale populista. Esatto, non può esistere una solidarietà. Se uno è nazionalista è contro l'altra nazione. Non ci possono essere due nazioni, ecco, ognuno che difende i suoi confini. Vista la configurazione anche politica europea, qual è l'alternativa? L'alternativa è, da un lato, cambiare questa Europa barocca. Secondo, e non fare implodere l'Europa, perché partiamo dai nomi e dalle cose. Ora, il professore Allegri ha fatto un libro, a mio avviso, straordinario. Ora ne parleremo. Arriveremo. Allora, il professor Allegri dice cambiare tutto, e naturalmente è una cosa molto impegnativa.
per come l'ho capito io, il professor Allevi voleva cambiare tutto, ma non nella direzione nella quale si sta. Anzi, esattamente nella direzione opposta. E perché il punto qual è? Cos'è l'immigrazione? L'immigrazione è un business, come viene adesso detto? La risposta è no. Naturalmente ci sono coloro che possono approfittare dell'immigrazione e quindi vanno perseguiti. Ci sono coloro che vivono sull'immigrazione e sono i trafficanti di esseri umani e quelli vanno sconfitti. E tuttavia definire l'immigrazione un business vuol dire non aver capito nulla. L'immigrazione è un grande fatto epocale e che sposta persone da una parte all'altra non soltanto del Mediterraneo ma del mondo. E questo è un dato che ha accompagnato l'umanità in passato, lo accompagna oggi e do una notizia al governo italiano, l'accompagnerà anche. Vorrei citare secondo, poi delle cifre secondo, che Danieli secondo. L'immigrazione è una pacchia? Anche questo l'abbiamo sentito dire. E vedete, a me è capitato di andare a incontrare, a ricevere dei minori non accompagnati, e cioè dei ragazzi, dei bambini, che pur di lasciare le condizioni drammatiche nelle quali vivevano, hanno separato la loro famiglia, i destini loro da quelli dei propri genitori. I propri genitori sono rimasti dall'altra parte del Mediterraneo, loro sono, hanno tentato di venire in Europa. Si può realisticamente dire a un bambino di 11 anni che ha lasciato mamma e padre dall'altra parte del Mediterraneo, che ha fatto la pacchia e che adesso la pacchia è finita? Temo purtroppo che non sia possibile. Certo. E terza questione: l'immigrazione può essere cancellata? Cioè ci può essere qualcuno che a un certo punto arriva e dice è tutto fermo? Anche questo penso che sia una drammatica delusione. Quello che si può fare è cercare di governare i flussi migratori, come abbiamo cercato di fare noi, e cioè intervenire dall'altra parte del Mediterraneo, non discutere dei movimenti secondari in Europa, che sinceramente sono importanti ma non decisivi. Il punto è affrontare il tema dall'altra parte del Mediterraneo, affrontare il tema in Africa. Sembra che il punto di Stefano Allevi dica questo. Sono stato un allievo dirigente, professore. Sì. E quindi come tale ho cercato di metterlo in pratica. Cioè la differenza che c'è tra il professor Allevi e me è che il professor Allevi ha pensato alcune cose che io ho cercato di mettere in pratica. Poi come tutti gli allievi possono anche sbagliarsi. Ecco, io e tuttavia da questo punto di vista sono pronto anche a sentire giudizio. Tuttavia il punto è esattamente questo. Allora sa qual è la tragedia di questo giorno? È che in un anno noi eravamo riusciti a spostare l'equilibrio della discussione. La discussione non era più dentro l'Europa, aprire i porti, chiudere i porti, i movimenti secondari, non movimenti secondari. Questa era la discussione dentro l'Europa. Noi avevamo fatto diventare la discussione tra l'Europa e l'Africa. Avevamo costretto l'Europa a cimentarsi per la prima volta col tema dell'Africa. Ora noi dobbiamo dirci una cosa, lo dico qua a Fano in maniera tale che siamo chiari. Nei prossimi 20 anni il destino dell'Europa è strettamente intrecciato al destino dell'Africa. Anzi, dobbiamo dire la verità, l'Africa è lo specchio dell'Europa. Se l'Africa sta bene, l'Europa starà bene. Se l'Africa sta male, l'Europa, per quanto possa chiudere i confini, mettere il filo spinato, mettere le barriere, fare i respingimenti, l'Europa starà male. Il punto cruciale è questo, che l'Europa deve investire politicamente, economicamente in Africa. Se io fossi stato al vertice di Bruxelles oggi, anziché parlare dei movimenti secondari, sarei andato con una piccola questione. Nel 2015 è esplosa la cosiddetta rotta balcanica, e cioè i migranti dalla Siria arrivavano in Europa attraverso i Balcani e la Turchia. La rotta balcanica è praticamente chiusa.
perché è cruciale? Perché l'Europa ha investito verso i Balcani 3 miliardi di euro già interamente spesi e ne ha impegnati altri 3 miliardi. L'Italia vuole fare una cosa utile, vuole fare una cosa seria, deve andare in Europa e dire come abbiamo speso 6 miliardi per tenere in conto i bisogni dell'Europa centrale e per intenderci Germania, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Repubblica di Slovacchia, si spendono altrettanti soldi verso il Nord Africa.